Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi 14 settembre 2020 compie gli anni dalla scorsa. Sono 30, cifra tonda per il classe 1990 brasiliano che, come sapete, ormai da qualche anno alla Juventus, mi pare che sia arrivato nel 2017, quindi ha giocato tre stagioni, non vorrei sbagliarmi. Arrivò insieme a Bernardeschi in quello che fu un calciomercato al tempo molto soddisfacente, il pre-Ronaldo, con 40 milioni per Bernardeschi e 40 milioni, 46 in totale per Douglas Costa tra prestito e riscatto. Douglas Costa è stato sempre ben accolto dai tifosi, bisogna dire, perché è un giocatore che non può non piacere, o meglio, non può non piacere quello che è il suo strappo, la sua tecnica, il suo piede, però è un giocatore che ha ricevuto giustamente molte critiche, e questo a livello da parte di tutti, poi chiaramente c'è chi difende di più, chi meno. Però fondamentalmente da tutti ha avuto molte critiche per quello che è la sua tenuta fisica che è imbarazzante, se teniamo conto che è un giocatore che dovrebbe essere, per il talento che ha espresso, sicuramente un titolare, perché è un giocatore sicuramente di livello molto alto. Abbiamo sempre detto che al di là di Cristiano Ronaldo, perlomeno negli ultimi anni, dei giocatori d'attacco sicuramente è il più forte per Ronaldo, o comunque tra i primi tre, tenendo conto che c'è Dybala, c'è Higuaín, ma comunque sicuramente da titolare, un giocatore che se fosse stato sano sempre in tutte le partite, o buona parte di essa, sicuramente avrebbe avuto un posto da titolare insieme a Cristiano Ronaldo e Higuaín nel momento in cui quest'anno, così, ma comunque anche come esterno attacco destro con Ronaldo a sinistra e la punta che tanto tra l'altro aspettiamo. Nella scorsa però non ha fatto tutto ciò, non ha mantenuto le aspettative e non penso che sia colpa sua effettivamente, perché quando si parla nel suo caso di tenuta fisica non è un discorso di si è presentato sovrappeso al ritiro o non ha voglia di allenarsi e così via, anzi penso che la professionalità di Douglas Costa non sia messa in dubbio, certo sicuramente non è un giocatore che per il tipo, per chi ha magari un'età come la mia, quindi che non è più un ragazzino di 15 anni, sicuramente è un giocatore che per stile di vita no, un po' tamarro, piace anche quelli magari più vecchiotti, però devo dire che al di là di questo, che è un po' lo stereotipo del tamarro, in realtà è tamarro solo nella vita, perché in realtà credo che sia un professionista esemplare. Basti pensare che non mi pare che abbia mai dato problemi alla Juventus con ritardi e così via. Il fatto che sia stato rotto, appunto, non dipende da una sua scelta o da una sua mancanza di professionalità, quanto piuttosto da altri fattori. Sicuramente lui ha dei fattori suoi personali, come può essere il tipo di fisico, e altri sicuramente esterni, come anche come l'hanno curato nel tempo, banalmente. Della Scosta, però, bisogna fare un ragionamento su di lui, perché il ragionamento è che a 30 anni bisogna capire della Scosta cosa farne, cosa vuole fare da grande della Scosta. Se pensiamo bene al giocatore della Scosta, a che arriva a 30 anni, non riusciamo a trovare, difficilmente riusciamo a trovare un anno in cui Douglas Costa ha espresso al massimo il suo potenziale, un anno in cui tutti siamo d'accordo sul fatto che senza Douglas Costa quella squadra non avrebbe vinto quanto ha vinto. Perché è facile parlare dello Shakhtar, ma lo Shakhtar è una dimensione totalmente diversa rispetto a Bayern Monaco, principalmente, dove poi è esploso chiaramente nel calcio europeo che conta, e Juventus. Non riusciamo a trovare. Perché? Perché tanto quanto è il talento, perché è enorme il talento di Douglas Costa, tanto meno viene in realtà la sua partecipazione alle vittorie di squadra. Pensiamo alla Juventus, sì, chiaramente ha fatto dei gol importanti, ha anche fatto delle azioni importanti, qualcosina nei cambi, ma solo nei cambi ha risolto, ma non riusciamo a trovare una partita, una stagione, un mese in cui Douglas Costa sia totalmente il più forte per distacco, il più utile per distacco. Ciò non vuol dire che non sia forte, anzi io penso appunto, come ho detto prima, che sia tra i più forti, ma appunto perché non ha mai goduto di continuità, non è neanche riuscito mai in realtà a diventare un vero titolare, perché di partite titolari ne ha fatte, scorso anno ricordiamo sicuramente, aveva grande stima di lui, Sarri, ma poi alla fine si trovava rotto, cioè nel momento in cui granava una delle partite, la terza era già rotta, e quindi in tutti questi anni, alla soglia, a 30 anni, non la soglia, proprio a 30 anni, non riesco a ricordare personalmente, ma neppure voi secondo me, una stagione in cui ha fatto veramente un disastro. Sì, sicuramente è stato importante, ha avuto sicuramente una stagione migliore di altre, ma non una in cui è il protagonista assoluto, come può essere Dybala, come può essere Ronaldo, come può essere stato Higuaín, chiaramente. Questo perché il suo fisico non ha tenuto. È un giocatore che si rompe facilmente perché, fondamentalmente, forse credo per il tipo di gioco che fa. È un giocatore che non riesce a mantenere, a contenere le energie nei 90 minuti, tanto che poi si è trovato dentro di sé questo appellativo di quello che entra e spacca la partita sempre. Lo diceva Allegri, lo diceva Sarri, chiaramente secondo me lo dirà anche Pirlo prima o poi, a meno che non resti, chiaramente. È un giocatore che appunto per il suo modo di giocare non può fare 90 minuti, perché lui è un giocatore che destabilizza l'avversario negli strappi che fa, nel dribbling, in queste corse esaltanti.
Quindi, punto per questo, da una parte non riesce a fare 90 minuti sempre, da una parte il suo forse modo di giocare è anche un po' aggressivo nei confronti di un fisico che viene sempre sollecitato in modo estenuante, no? Chiaramente, perché è appunto per questo molti sono infortuni tipo muscolari, non si è mai fatto infortuni gravissimi, però qui infortuni muscolari che tengono fuori un mese, 40 giorni, 40 giorni qua, 40 là, ragazzi, 40, 40, 40, facciamo praticamente mezzo anno. Quindi appunto per questo la scorsa si trova con un bollettino medico molto importante, 30 sono gli anni, ma probabilmente anche gli infortuni che ha fatto in carriera. Detto questo, cosa fare da Douglas Costa? Io ho fatto un post su Facebook in cui dicevo che questo sarebbe stato l'ultimo compleanno in bianco-nero, e sarà così inevitabilmente, perché parliamoci chiaro, se, anche se non fosse questa la stagione della sua cessione, sicuramente il prossimo anno, a settembre, saremo già col campionato iniziato, non sarà già più in bianco-nero perché sarà già finita la sessione di mercato, dovesse rientrare tutto quanto alla normalità per via del Covid. Quindi chiaramente o una o l'altra soluzione alla fine non sarà sicuramente, e questo è l'ultimo compleanno in bianco nero. E penso che si potrebbe già fare un ragionamento adesso. Sicuramente la situazione Covid ha rallentato un po' tutto e quindi non è più Douglas Costa nella priorità di cessione. Quindi potrebbe essere che potrebbe anche rimanere alla fine, perché chiaramente nel momento in cui hai difficoltà a cedere altri giocatori che hanno priorità, nel momento in cui hai difficoltà a comprare altri giocatori, tieni quello che hai. Chiaramente è anche da dire che in una situazione del genere in cui devi tagliare i costi, tagli anche chi non ti garantisce tot presenze e che quindi non si sta meritando lo stipendio, non è quello chiaramente, ma sicuramente potresti girare quel tipo di costo, quello stipendio, un giocatore che ti garantisce le partite, anche con meno talento, perché poi alla fine io sono sempre dell'idea che è meglio un Orsolini, per dire, giusto fare l'esempio, un giocatore che gioca esterno, Orsolini, che è meno forte ma con più presenze, che un Douglas Costa più forte ma che praticamente non gioca mai, perché poi alla fine le partite vanno anche giocate. E visto che il campionato è molto lungo e spesso il campionato ha fatto partite non probantissime, in cui non serve sempre Douglas Costa, ecco, tenere un giocatore come Douglas Costa, che magari ti è decisivo in alcune partite di Champions o alcune partite decisive, con la fortuna o meno di averlo poi in quelle partite, ecco, mi pare che sia un po' troppo tenerlo così. Quindi questa cosa di Douglas Costa è un pensiero che io riporto da tempo, da almeno un anno, da quando abbiamo capito che alla soglia dei 30 anni non valeva la pena tenere su dei costi esorbitanti per un giocatore non più giovanissimo e che aveva questi limiti, non dettati dalla sua volontà purtroppo, perché fosse così sarebbe molto facile chiarire la cosa, ma dettati da altro. Il fatto che sia rimasto tanto tempo è anche dovuto al fatto sia che è difficile piazzare il giocatore, va detto, sia perché la Juventus non ha nulla da ridire su Douglas Costa, evidentemente, perché è un giocatore che è professionale, che ha fatto sempre tantissimo, che ha lavorato anche bene nel momento in cui doveva recuperare dagli infortuni. Quindi questa cosa qua, da parte ci rende comunque simpatico il giocatore, che non ha nessuna colpa, è chiaro. Però chiaramente, credo che, personalmente, credo che sia il momento di lasciarci. Aspetto i vostri commenti qui sotto. Chiaramente auguri Douglas Costa, al quale vogliamo molto bene, a prescindere da questa cosa qua, un'osservazione basata sui fatti, non sulla simpatia e antipatia. E gli auguriamo chiaramente che faccia il meglio che può fare con la Juventus, fin tanto che sarà la Juventus, e che comunque gli auguriamo anche una carriera, una fine carriera, insomma, molto importante, al di là della Juventus. Forza, io alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.